I am the primo che mi ha fatto. Quanto le faccio balla? Siamo al rifugio Champion e pronti alla partenza della tappa numero 3 del Tour della Valpelline. Rifugio Champion, rifugio amianto. Andiamo, seguiteci. Ci accompagna in questa tappa la bellissima catena del Morion che vediamo di fronte a noi e il Mont Gelée sulla sinistra. Siamo a luglio, vediamo tutti i pascoli belli, verdi e rigogliosi. Scendendo sul nostro percorso incontriamo la Zat de Champion. Oggi in questa tappa ci accompagnerà, oltre che il solito Max che ci dà supporto sui video e sui montaggi, Francesco. Cosa dici, Francesco, di questa tappa? Beh, questa tappa è eccezionale, se non altro per quello che si vede. È un anfiteatro di montagne stupendo. Scesi dal rifugio Champion, ora prendiamo il Rue de Bie. Ponticello con le paratoie per deviare l'acqua e andare a irrigare i prati sottostanti. Ecco che ci si presenta tutto il panorama della conca di Bie. Si vede sbucare sotto le case di Olomouc. Sotto di noi abbiamo proprio la valle di Olomouc. Quella è tutta la catena del Morion con il Mont Gelée e il Col Fenêtre du Raz. Davanti quel colletto verde, il Col Cornet. La passerella nei punti un po' scoscesi dove c'è solo il tubo per rendere percorribile. Guardando indietro vediamo tutto il percorso che abbiamo fatto, eh? Davanti a noi è il Mont Velin. Difatti scendendo arriviamo al colle di Valsorey, come dicevamo prima. Scendiamo a destra e su quelle, la dorsale che scende dai molari di Valsorey, che sono quelle cime, si intravede il bivacco Savoie. E noi dobbiamo arrivare lì per poi dopo spostarci all'amianto. Arriviamo a un altro punto un po' delicato dove difatti hanno creato un ponticello e hanno attrezzato delle corde fisse e dove c'è la galleria dove bisogna passare. Bisogna seguire la conformazione della roccia e inclinarsi piano piano. Benissimo, è mezzogiorno passato, io direi che ci fermiamo qua a mangiare qualcosa, a mangiare pranzo. Buon appetito! Purtroppo dopo la mangiata, l'altro giorno abbiamo dovuto abbandonare per causa meteo, è venuto il brutto tempo. Ripartiamo quindi dallo stesso punto, Francesco oggi non è potuto venire. Ma abbiamo con noi Michelino e Thierry! Fate un saluto che ci accompagneranno a questa seconda parte della terza tappa del Tour della Valpelline. Partiamo, seguiteci! Abbandoniamo il Rue per prendere il sentiero numero 3, non tanto frequentato, ma vediamo ancora ben segnalato. Le montagne che circondano questo bel anfiteatro. Di fronte a noi la Sagliausa, poi ci spostiamo, testa di Fassoballa e la Pointe, vedete quella che è più
appuntita la Puente de Fassoballa. E a destra iniziamo a vedere tutta la cresta che porta al Velin. Eccoci, qui abbiamo lasciato il Rue du Bi, siamo saliti per il sentiero numero 3 e ora siamo praticamente quasi all'altezza di Plan Bagot, appena sotto. Siamo circa 2300 metri noi adesso. E adesso proseguiamo seguendo il sentiero numero 3. Arrivo al bivacco. Apre questo tratto di sentiero dei piani che nascondono sempre delle sorprese. Ci sono ancora nel percorso dei punti con la neve, quindi bisogna sempre fare attenzione in montagna. Questo è un passaggio dove bisogna accertarsi che non ci sia troppa acqua, se no può essere difficoltoso attraversare. Ricordiamo che questa parte di sentiero che abbiamo fatto, da dove abbiamo abbandonato il Rue de Bi, abbiamo preso il sentiero numero 3, siamo venuti al bivacco Savoie e abbiamo tagliato fino a questo punto. È un sentiero per escursionisti esperti, quindi il tour della Val Pelline prevede questo passo per gli escursionisti esperti. Se no, il tratto per arrivare comunque al rifugio Amiante è proseguire il Rue de Bi e arrivare all'altezza dove vediamo qua sotto per prendere il sentiero che faremo poi in discesa con la tappa numero 4. Ricordiamoci sempre di informarci bene sui sentieri che percorriamo e valutare le nostre capacità. Il colle di Bi di fronte a noi, dove si accede al ghiacciaio del Mont Durin, e quindi di fronte l'ultimo tratto bello impegnativo e dritto con delle rocette terminali per arrivare al rifugio Amiante. Ecco il pezzo attrezzato, corde e scalini. Arrivo al rifugio Amiante. Dal rifugio Amiante, chi ne ha la voglia e le energie, si può andare verso il Grand Tête de Bi a vedere un panorama mozzafiato. Purtroppo gli svizzeri ci mandano in qua un po' di nuvole. Eccoci che stiamo arrivando con un panorama mozzafiato. Mozzafiato. Non si vede nulla. Arrivati a Tête Blanche de Bi. Purtroppo la montagna le volte non ci permette di ammirare i panorami. Purtroppo oggi è così. Andiamo e ritorniamo indietro. Arrivo alla fine della terza tappa del tour della Val Pelline e rientro dal giro panoramico di Tête Blanche.